Boscaglia io credo che sta confermando tutte le sue qualità, sta facendo un grandissimo campionato, devo dire la verità, io non pensavo facesse questo tipo di campionato e sta facendo molto bene, e quindi... ma domani per noi sarà una partita molto molto difficile, e per noi un bivio significativo, perché comunque andiamo a incontrare una squadra che ha un punto meno di noi, se non sbaglio, sì, che sta facendo molto bene, ha fatto in casa credo 5 vittorie e 2 pareggi, sì, una cosa del genere, 17 su 24, e quindi è una partita molto ostica, dobbiamo cercare di uscire dal campo senza prendere gol. Abbiamo delle certezze abbastanza sostanziali, cioè che comunque il più delle volte giochiamo bene e il più delle volte segniamo, quindi l'obiettivo cambia, non dobbiamo prendere gol. Loro fanno un 4-4-2, ma anche quando giocano 4-4-2 loro con una punta si abbassano sempre sul mediano, soprattutto quando incontrano una squadra che hanno un play basso. Sì. La nostra mentalità deve essere quella che sono gli altri che devono avere difficoltà contro di noi, e quella deve essere la mentalità. Poi è vero anche che tu devi capire anche quali sono i punti di forza loro, e loro sono abbastanza chiari i loro punti di forza, cioè hanno due punte che sono ben strutturate, e hanno soprattutto giocatori sulle fasce soprattutto a sinistra che spingono molto, e quindi devi al di là poi del modulo, tu con determinate scalate devi saper contrastare i loro punti di forza. In questo momento c'è più bisogno di lavorare sulle nostre mancanze che sulle nostre qualità, perché quelle ci sono e sono indiscutibili, le facciamo il più delle volte, ci proviamo sempre, a volte ci riusciamo, a volte no, ma il più delle volte ci riusciamo, e quindi dobbiamo concentrarci a far meglio quello che ci riesce peggio.